A distanza di quasi un anno dalla visita della Commissione Sanità qui all'ospedale di Lipari, occasione in cui intervenne anche l'assessore Razza a seguito di un decesso, sono tornato a Lipari per verificare se le promesse fatte dall'assessore Razza erano state mantenute. Ho potuto constatare purtroppo che la maggior parte di queste non sono state mantenute. Infatti non abbiamo il servizio dell'elicottero H24, le convenzioni non si sono moltiplicate, la pianta organica continua a non essere rispettata. Ho trovato una condizione di carenza di circa 25 infermieri e di diversi dirigenti medici, nonché di OSS e di personale ausiliario. Questo è un problema perché consente, cioè obbliga i soggetti che prestano servizio in questo ospedale a moltiplicare a dismisura i propri turni di reperibilità. Ho parlato con un dirigente medico, mi ha detto che l'anno scorso ha fatto 301 giorni di reperibilità. Ho parlato con un infermiere e mi ha detto che deve fare 25 reperibilità al mese per evitare di lasciare dei buchi nel servizio. Tutto questo diventa problematico perché poi è naturale che ci può scappare anche l'errore, perché gli errori sono determinati anche dallo stress. Allora l'assessore Razza si deve decidere cosa vuole fare con questo ospedale. Non può mancare il fisioterapista, non possono mancare i cardiologi. In questo momento il servizio di cardiologia viene interrotto alle 17, anche perché mancano gli aliscafi. Ci deve dire cosa vuole fare dal 1° settembre in poi. Vogliamo capire perché la seconda ambulanza non c'è, che era stata anche questa promessa. Abbiamo la camera iperbarica ferma perché c'è un solo anestesista, ce ne dovrebbero essere, se non ricordo male, almeno tre anestesisti. Ma in pianta organica, siccome è un'unità semplice dipartimentale, ce ne dovrebbero essere ben cinque. Manca da questo punto di vista anche la chirurgia. Si occupa semplicemente di fare piccoli interventi d'urgenza, quindi non può programmare un'elezione. Questo vuol dire che se un eoliano deve fare un piccolo intervento è costretto a prendere l'aliscafo, a prenotarsi, ad andare fuori dall'isola e questo poi comporta anche un aumento, oltre che un disagio, anche delle liste d'attesa, perché poi è normale che gli ospedali sulla terraferma danno la precedenza agli interventi più urgenti. Allora tu magari devi fare una cosa piccola, non solo hai il disagio di dover andare lontano, ma hai anche il disagio di che questo interventino te lo fanno chissà quando. Poi i problemi sono diversi, purtroppo non ho trovato una situazione in gran parte modificata se non grazie all'impegno dei medici, degli infermieri, degli OSS, del personale dell'ospedale di Lipari e dei ragazzi che in convenzione prestano servizio tramite il Pavardo. Allora, da questo punto di vista mi occuperò di portare innanzitutto queste esigenze. Il dottore Crozza mi ha dato anche tutti i numeri dell'ospedale, è stato cortesissimo, veramente cordiale nell'accompagnarmi in questo giro. Tutto il personale è stato più che disponibile a spiegare la reale situazione dell'ospedale. Sarà mio compito portare nuovamente l'argomento in Commissione Sanità, sarà mio compito incalzare l'assessore Razza affinché mantenga fede agli impegni, perché non bisogna aspettare che ci scappi il morto per avere la Commissione Sanità e gli impegni della politica rispettati.